11 giorni in camper toccando tutte e 9 le province siciliane per raccontare la storia di Franca Viola, la prima donna in Italia che nel 1967 disse no al tradizionale matrimonio riparatore con colui che l'aveva rapita e violentata. Si chiama Franca e le altre, l'iniziativa promossa da Maria Andaloro, responsabile della campagna post-occupato, attiva dal 2013 contro la violenza sulle donne e il femminicidio. Spieghiamo in breve cosa può fare una donna che subisce violenze verbali, fisiche. Sicuramente rivolgersi alle forze dell'ordine e denunciare. O chiamare il 1522, che è appunto questo numero nazionale gratuito e anonimo al quale rivolgersi per capire effettivamente in che situazione si trova di disagio o pericolo ed essere subito messa in protezione dal punto di vista se andare in una casa di accoglienza, in una casa famiglia o in una casa a indirizzo protetto, dipende dal livello di gravità della sua situazione. Ma sicuramente chiedere aiuto, confrontarsi e farsi ascoltare da qualcuno. Maria Andaloro e la scrittrice Serena Maiorana saranno nelle scuole e nelle piazze siciliane dal 18 al 28 ottobre, portando con loro storie di violenza e di coraggio e forniranno informazioni utili a chiedere aiuto. Cercheremo di portare questo messaggio di contrasto a una cultura che spesso si fa terreno fertile della violenza e porteremo anche in giro un questionario anonimo, inviteremo gli studenti e le persone che incontreremo nelle piazze a compilarlo. E poi questi testi che vedete alle mie spalle che raccontano due storie, una storia simbolo di una donna che con il suo impegno per l'autodeterminazione personale ce l'ha fatta, ha detto di no alla violenza ed è Franca Viola, e un'altra invece un esempio di donna che potrebbe essere chiunque di noi che invece non ce l'ha fatta e che quindi è stata vittima di quell'estremo atto della violenza di genere che è il femminicidio. Il camper di Franca e le altre, dopo aver fatto tappa a Capodorlando, sarà in un comune per ogni provincia siciliana e tornerà nel Messinese il 28 ottobre per far visita all'Istituto Torricelli di Sant'Agata di Militello.